Siamo al lavoro per valorizzare l'identità e i luoghi storici della nostra regione, a cui uniamo anche la sicurezza. Altri 12 milioni di euro a disposizione dei comuni e delle nostre comunità locali. Questa è stata un po' una chiave di volta delle politiche della Giunta Acquaroli, sostenere le comunità locali. Sono bandi sia per la sicurezza stradale e sia un bando per quanto riguarda le mura storiche. Chiediamo ai comuni i progetti, valutiamo la qualità dei progetti e anche in parte i cofinanziamenti, perché è un modo anche per evidenziare l'interesse che ha il Comune per gli argomenti, per la qualità dei progetti. Da una parte stiamo parlando di strade, quindi di sicurezza, che non è solo asfalto, sono proprio marciapiedi, rotatorie, percorsi ciclabili, oltre anche alla sicurezza proprio stradale del manufatto stradale della carreggiata. Dall'altra parte invece le mura, che non è solo messa in sicurezza, ma è proprio qualità del borgo, quindi anche una qualità estetica del recupero degli spazi intorno alle mura. Qualità non solo in verticale, perché mettiamo a disposizione 4 milioni di euro, è la seconda volta nella storia della regione, la prima volta è successo l'anno scorso, per la sistemazione delle mura di cinta delle nostre città, ma anche qualità in senso orizzontale. Vogliamo interventi che garantiscono la sicurezza nella circolazione di pedoni, di amanti della bicicletta e di chi percorre le nostre strade in auto, e qui destiniamo oltre 7 milioni di euro. In totale siamo arrivati ad interventi agevolati da risorse regionali che vanno oltre i 150 milioni di euro in solo 45 mesi di Giunta Acquaroli. Noi abbiamo dei progetti sulle mura storiche, quindi penso ad esempio al Bastione San Gallo, oppure anche tutta la parte della sicurezza stradale. Uno dei cavalli di battaglia che ho portato avanti in campagna elettorale è il nuovo piano urbano del traffico, che punti ad esempio a una rete di piste ciclabili sicura e protetta, quindi vedremo quello che riusciremo a fare in questo poco tempo, perché è da 20 giorni che ci sono, ma l'obiettivo principale è di realizzare nuove piste ciclabili protette.